la sua. Impressionante la rapidità di Douglas Costa, poi Dybala ha provato subito con il sinistro cercando l'angolino basso alla destra di Dybala. E c'è tensione nel suo cross, Donnarumma respinge e poi che sforza di Calabria a destra, Suso va al tiro e Buffon che vede la palla all'ultimo, deve correggere la posizione e concedere il corner al Milan. Non so se il pallone è stato deviato oppure aveva un effetto strano. Suso, conclusione ed ecco Buffon che si distende. Movimento di Cuadrado che arriva da dietro, attenzione. Dybala in controllo, prova lo slalom, va in scivolata e riesce a concludere con il destro. Non trema però, Donnarumma. Sì, conclusione centrale della Juventus, non c'è pressione ravvicinata da parte del Milan. Ed ora Mandžukić, quasi senza... In attacco anche che sì, carica il destro, Bonaventura una sassata, vorrebbe il corner, il numero 5 rossonero per una deviazione che non viene confermata però dal direttore di gara. Credo che imprechi più. Trova Khedira, poi Dybala, Donnarumma e Romagnoli che ha salvato Donnarumma. Ancora Pjanic ma dalla parte opposta. Juventus in zona d'attacco, Benatia la mette dentro per il vantaggio della Juventus che sblocca la finale. Juventus 1, Milan 0 all'undicesimo minuto del secondo tempo. Benatia. Lo dicevamo della forza di questa squadra, della fisicità di questa Juventus che nelle situazioni di palla inattiva può mettere a disagio il Milan. Ha sfruttato questa opportunità e credo che adesso vedo che Donnarumma e... Ma più che altro ci sono proteste con D'Amato. Cuadrado, punta Rodriguez, poi Douglas Costa e la palla finisce dentro, non è riuscito a respingere Donnarumma che sembrava in grado di opporsi alla conclusione. È 2-0 Juventus al sedicesimo del secondo tempo, il raddoppio dei bianconeri. Il tiro è stato sicuramente violento, anche ben indirizzato, però credo che Donnarumma abbia commesso una ingenuità, una leggerezza. Particolari quelli in curva sud, tanto ancora una conclusione e la rete di Benatia che raddoppia sotto misura su un'altra palla non trattenuta. Benatia ha sfruttato la situazione di sviluppo da calcio da fermo. Coppa Italia porta la firma di Michel, di mini autoscontro sistematico tra i due, intanto corner e autorete per il 4-0, il poker della Juventus. Su